Super tapping in un solo leak è l'argomento di oggi in Leak of the Week. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Prima di cominciare vi invito a iscrivervi al canale e premere la campanellina per non perdere i prossimi Leak of the Week che pubblicherò. Quindi sweep e tapping in un solo leak. Prendo spunto da Far Beyond the Sun, quindi continua il tutorial su questa canzone, estrapolando quindi un piccolo leak che il nostro caro Yngwie Malmsteen fa nel suddetto brano. Per quanto riguarda il suono, sto utilizzando la mia Fender Yngwie Malmsteen Signature Made in Japan, la Angle Rockmaster 20, con il suo canale 1 però, con il gain quasi al massimo, è boostato dal Soul Food. Vi faccio sentire l'angle senza il booster. Senza il booster il canale 1, quindi di questo ampli, ci dà questo tipo di distorsione. Questo perché questa chitarra ha dei pick up molto scarichi in realtà, per cui per chi mi ha chiesto come si fa il suono di Malmsteen, ecco, cercate magari di avere un suono di partenza dall'ampli che ha questo tipo di distorsione e poi aggiungete un overdrive, in questo caso utilizzo il Soul Food di Electro Harmonix, in maniera abbastanza spinta, spingendo anche abbastanza sulle alte. Si crea un po' di hiss, come potete sentire, per me hiss se ne frega. Ma il suono risultante però è questo. Ok, quindi molto molto più carico e in linea con quello che fa Malmsteen. Riverbero Strymon Flint e delay Strymon Timeline. Veniamo quindi a noi, come fare questo leak. Il leak in questione arriva qui. Dopo questa parte melodica c'è questo leak. Ti ricordo che puoi scaricare la tab con il link sotto in descrizione. Quindi arpeggio di Fa diesis minore. Ok? Dopodiché Malmsteen visualizza quali sono le altre due forme dell'arpeggio di Fa diesis minore. Una è qua e una qui. Ok? E quindi va a tappare con la mano destra alternativamente queste le note che si trovano sul mi cantino, ok? Quindi fatto lentamente diventa così. Con uno slide finale. La ritmica non è così lineare, sono prima sedicesimi e poi sestine, si crea una specie di poliritmo. Se questo è il mio tempo, 1, 2, 3, 4. Ok, sentite questa specie di poliritmo che si sposta sul beat. Mentre la parte in sweep picking è in sedicesimi, quindi parte su questo battere. Ok, fa quindi queste quattro note e il prossimo battere sarà proprio sulla nota da tappare. Se questo è il nostro tempo, 1, 2, 3, 4. Ok, dovrebbe essere una cosa di questo tipo. Lo rifaccio. 3, 4. Ok? Provo a farlo un po' più veloce. 1, 2, 3, 4. Quindi con tutta la parte prima. Molto veloce, molto veloce. Facciamolo leggermente più lento. 1, 2, 3, 4. Ok, più o meno questo dovrebbe essere il risultato finale. Ovviamente ti invito a scaricare la tab sotto in descrizione, così puoi vedere bene la divisione ritmica, vedere la suddivisione, quindi degli accenti, dove andare a cadere sul beat, esercitarti pian piano e tirare su
la velocità. Sto provando oggi per la prima volta a utilizzare questi plettri Dunlop Flow che ho comprato proprio ieri da 1,5 mm. Sto facendo un po' di prove e insomma commento queste prove, queste mie impressioni su plettri e su corde su Instagram. Quindi se non mi segui su Instagram ti invito a farlo seguendomi qua. Il mio Instagram è Luca Milieri Music, per cui se vuoi saperne di più su corde e plettri seguimi anche lì. Se ci sono domande, mi raccomando, scrivimi un commento qui sotto. E la parola da scrivere, se hai visto il video fino a qua, è sotto nei commenti: swippa e tappa. Quindi ragazzi, con questo si conclude questo breve video. Se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale. Anche per oggi questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!